Bella raga, sono Nico. Dopo un sacco di tempo si ritorna a fare Reggio, ragazzi. Mamma mia, stavolta con un clima un pochino più estivo. Non siamo in ritardo, stranamente. E niente raga, stiamo andando a casa di Ivano. Ci accompagnerà lui, dobbiamo andare a Nerviano. E chi cazzo l'ha mai conosciuto Nerviano? E Siri, riproduci Girlfriend. Hey, hey, you, you. Mi dedicherò un pochino meno al viaggio, anche perché non avrò su nessuno. Faremo un report stile The Best, report Pisa delirio. Cercherò di fare un report molto più dettagliato, cercherò di mettere da parte di sapori e tutto se succede che perdo roba del genere, con gli autistici senza mani così, cheat. È un torneo un po' del cazzo, si fanno tanti incidenti. Allora, torneo composto a 7 turni se non sbaglio, perché se sono di più vado a casa. Niente top, grazie a Dio, quindi come quello di Crema sarà uguale, identico. Quello di Crema era andato così e così. È andato proprio di merda quello di Crema, col cazzo che è andato così e così. E vabbè ragazzi, che cosa devo portare se non il best deck ancora? Via best deck, let's go. Lista stra spicy, ci sono dentro 5-6 tecce proprio alla stracazzo. E quello che avete appena visto è un terremoto perché ho sbagliato strada. E niente, la madonna troia. Non mi avete mai visto così felice, probabilmente no, ma io sono meteoropatico. Perché c'è bel tempo e sono contento. Poi arriviamo a Nerviano invece da appena sposato una centrale elettrica, quindi sarà una merda di tempo. Però per il resto tutto così. Ah, tra l'altro, roba di questo regionale, non so se si vede. Abbiamo su praticamente le felpe, ma tutti con i nomi diversi, perché mia nonna le lavate strane ed erano pronte solo alcune. Un saluto alla signora Liliana. Allora raga, l'obiettivo di questa mattinata, siccome abbiamo davanti 4 cancri, è di superarli tutti. Adesso vi faccio vedere come guido io solitamente. Appena c'è un rettilineo ne superiamo 4 insieme, ragazzi. Non fatelo a casa, mi raccomando, perché io conosco un carro attrezzi e voi no. Uno solo siamo già levati dal cazzo perché ha girato di dentro. Poi se potete vedere, questo qua è molto mongolo, infatti prende le rotonde a 3 all'ora, roba del genere. È importante che quando praticamente noi superiamo questo tipo di gente la mandiamo a fanculo, perché deve capire che non capisce un cazzo. Quindi guarda cosa facciamo, tac. Vai a troie! E buona, a posto. E poi andiamo di qua. Guardate ragazzi, Zingonia. Allora, per chi non conosce questa parte qua del mondo, questa qua è la città più, non so come definire, se non degradata d'America, perché... Allora, a parte il tipo che va a 50 all'ora, però io ho paura che se suono praticamente scende col coltello, quindi meglio non fare un cazzo. Beh, cosa sta facendo sto coglione? Guardalo, guardalo, guardalo. Guarda, puttana Eva, solo a Zingonia. Guarda il tipo che attraversa a cazzo. Sono arrivato. Sono qua con Ivo. Allora, ciao ragazzi, è prestissimo, fa freddissimo, siamo nella mia fantastica casa nuova. Beh, oggi, c'è scritto vendita però. Oggi sarò Lorenzo Franzetti, nonché il capo. Lo sono sempre stato, solo che per ovvie di cose è lui. E niente, farò 8-0, vincerò tutto e... Allora raga, siamo qua al cazzo di Reggio, sono qua con Ivo, Stefano Antonio Granato ha appena scritto dove siete già qua e il torneo iniziava un'ora fa. Coglione, no, comunque allora, siamo qua tutti, dobbiamo iniziare, abbiamo appena fatto colazione, come potete vedere c'è un succo. E niente, ci hanno già riconosciuto in una persona, quindi vuol dire vabbè, rispetto a zero e quindi sì. Tra poco ammucchiamo, vi faremo il report del primo turno. Ciao raga, sono a fare il report del secondo turno. Allora, sono con Antonio. Antonio, quanto sei? 2-0 raga. 2-0? Mazzo potente. Cristian? 2-0. Vabbè, non mi aspettavo di meno da voi comunque. Io sono uno, ha vinto un pareggio. Appena troviamo i mongoloidi vi diciamo cosa hanno fatto. A posto. Allora, Stefano, è un pareggio, una persa. Stefano, c'è un sacco di gente. Siamo tipo 128. 128, esattamente, esattamente. E oh, vabbè, per adesso sta andando bene. Un turno, poi pausa pranzo e faccio ancora il report. Va, fa il culo. Allora, siamo fine terzo turno, giusto? Sì. Buon grano? 3-0. Io vi faccio vedere questo, indovinate quanto sto? 0-3. Bravo. E poi io invece sono una vinta, due pareggi, dio porco. Vorrei salutare Andrea che mi ha chiesto la dedica, migliore in assoluto, giochi speedroid, spero ti venga la 104. Sballo c'ha il cazzetto, invece di mangiare il kebab è rimasto là a mangiare l'hamburger. Però è 3-0. Però è 3-0. E deve morire di cancro. Esatto. Vabbè, mazzi che abbiamo portato, l'abbiamo già detto, comunque era BA. Prank Adventure DPA 60. Salamangreti 50 entrap. 50 entrap. Adesso boh, siamo qua a mangiare il kebabino. Hanno fatto lo scontrino. Non ci interessa niente. Non fa lo scontrino. No, anche perché dentro gli hanno detto cosa giochi ruspe e si sono impauriti. Quindi... Esatto, esattamente. Ste, quanto sei che sto facendo il vlog di merda? 1-1. E vai a cagare. E dai, piove, a posto. Porco e piove di brutto. Ci vediamo. Tu, Nico, quanto sei? Te l'ho detto, una vinta, due pareggi. Due pareggi perché? Ha allocato Barbara. C'è scusa. Ho vinto di Barbara. Primo turno beccato Infernoid. Il terzo turno adesso, vabbè. Topscaper Eldritch. Fa la merda lì.
Vabbè, è un meta di merda, ragazzi. Okay. Fa proprio cagare. Ah, un saluto anche a Manuel, brutto stronzo, che è già la seconda volta che mi batti. Ciao. Siamo al quarto turno. Magicamente ho vinto due partite, sono finito 3-1. Quanto sono? 1-3, scusate. Io vinta, sono due vinte, due pareggi, quindi sono al borderline. Non si conoscono nuovi player truccati. Esattamente. Non sappiamo dove è finito Stefano. Tra l'altro è arrivato uno. Mi fa: voi conoscete quello che gioca in team singoli? Cioè, macchina, dove cazzo è quello che gioca a macchina? Quello là. Ci conosco. Siamo, ci hanno già riconosciuto. Boh, 7 persone. Io. Sette persone. Buona, e niente, raga, ci vediamo al quinto. Tra poco arriva la roba, che sono fuori dal Regio, ve lo dico. Raga, allora è finito il Regio. C'è qua il buon Ste. Qua si dice il buon Ste. Ruspe! Quanto hai fatto? Vi ho fatto qualche vinta. Quante? X per pareggi. Antonio Granato appena detto se arriva nono avrei perso il tavolo di alti e ribalto un tavolo. Lancio un tavolo, porco Dio. Io lancio Ivo. Se ci riesci, ok. Allora, Ivo è partito 0-3, poi ci ha fatto il culo a tutti. 4-3. È un salamangod. Bravo Stefano. Grande. Sei un vero salamangod. Raga, io per onore del meme non ho perso neanche una, ma le ho pareggiate 5. Pazzesco. Bella raga. Però abbiamo Antonio e Christian dovrebbero essere dentro. Penso di cioè. Vaffanculo, si sono dentro, voi vi guardate il video così e sono dentro e basta, uno raga. Ciao, ci vediamo nel prossimo video. Chi? Sì, uno bellissimo. Quello là che ha il colore di caffè, vado subito.